Il TAR del Lazio avrebbe chiesto la sospensione del campionato di Serie B, visto il caos sul formato a 19 o 22 squadre, ma l'ipotesi non è praticabile. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Collegio di Garanzia del CONI, Franco Frattini. Giovedì 21 settembre, sempre venerdì, ha convocato il Collegio per la decisione definitiva. Dopo i fallimenti o non ammissioni a vario titolo di Avellino, Bari e Cesena, infatti 5 squadre più l'Avellino avevano presentato ricorso per i pescaggi. Lo stesso TAR del Lazio settimana scorsa ha disposto che vengano sentite Catania, Novara, Provercelli, Siena e Ternana, che aspirano ai 3 posti rimasti. Nel frattempo le loro partite nel campionato di Serie C, iniziato in questi giorni, sono state congelate. La Federcalcio e la Lega B però si oppongono a questa nuova e forse risolutiva convocazione del Collegio e chiedono al TAR la revoca del decreto cautelare di sospensione delle partite delle 5 squadre in attesa di ricorso. Una richiesta irrituale che però, se dovesse essere accolta, farebbe saltare l'udienza fissata da Frattini per il 21 settembre. Intanto per venerdì 28 è ancora prevista l'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale delle aspiranti ripescate. Il Collegio deciderà dunque giovedì se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se si dovesse decidere che la B dovrà essere composta da 22 squadre, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le 3 squadre che dovranno essere ripescate.